Sono il delegato dell'Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Borgo Val di Taro. Sono Giovanni Spartà. Con questo libro che è stato pubblicato abbiamo voluto esaltare quelle che sono le qualità e i prodotti del territorio della Val Taro e della Valceno. È un'iniziativa che è sorta perché nell'ambito della ricerca e analisi dei valori del territorio. Leggendo questo vecchio libro abbiamo trovato che ci sono situazioni che meritavano la loro diffusione. Questo non è un libro, che non è un libro, è un semplice ricettario, ma è qualcosa di più. Cioè, unitamente alle ricette c'è la storia del territorio della Val Taro e della Valceno. C'è una raccolta di aneddoti, di esperienze, di proverbi che attirano l'attenzione del lettore e che rendono anche una lettura semplice, appassionata. Questo ha catturato la nostra curiosità e ci ha indotto a pubblicare questo libro, perché sia anche materia di conoscenza fra la gente del nostro territorio. E sia anche insegnamento per le giovani generazioni di ciò che era il nostro passato. È un libro che merita, che ha avuto una diffusione e una vendita notevole, e questo ci ha ulteriormente appagato perché evidentemente il nostro lavoro, il lavoro dell'Accademia, quindi sia della delegazione del dottor Giorgio Orlandini, consultore dell'Accademia Nazionale della Cucina, ha fatto sì che questo libro avesse un grosso successo, proprio per le qualità che in esso contenuto.